grandissimo figlio. Ah, hai passato. E vabbè, passo anch'io. Così vinco subito, non me la rischio. Anche se potevo mettere Ifrit che mi valeva 267 milioni di punti, ma va bene così. Oh, altro pezzo di lore. Cioè, qui le side quest hanno la lore. Carta regina rossa. Mega lore nella lore. E sono aumentato di rango. Ecco, ora devo sfidare l'altro campione. Vabbè, quando ritornerò a Gongaga faremo anche questo. E va bene, allora, dove dovevamo andare? Ah sì, dobbiamo tornare praticamente a Costa del Sol.
Ok, andiamo. È che io ora, se arrivo praticamente lì al tempio, non potrò più uscire. Quindi devo fare attenzione. Vabbè, male che vada, faccio un salvataggio a parte. Se ci arrivo bene, se non ci arrivo. Sti cazzi. Cioè, ricontinuiamo. Ma penso di che ci arrivo. Dai, domani ho tutta la giornata. Infatti è finito il capitolo. Vedete? Questi sono. Vedete, si vede che sono i capitoli finali questi, perché sono molto veloci comunque. Quindi ci saranno anche qua una quindicina di capitoli. Nel remake ce n'erano 17 in totale. Qui probabilmente tanti quanti. さすがだぞと。お、Reno。無謀ですよ。ま、嫌いじゃないですけど。 Finalmente Reno è tornato dalle ferie. われわれが先行し、神殿の門を開く。了解。 連中は北の大陸に飛ぶようだ。ああ、あっちか。行けそう？大丈夫。俺様の腕は特が付く杖だ。たとえ翼を曲がれようとも大波かき分けて渡ってやろうじゃねえか。それって揺れるってことだよね。そりゃあな。ま 人生に荒波はつきもんだ。ねえ。神羅はタークスと軍が動く。神殿整理をしておくんだ。Dovete essere pronti a tutto. Dice, a me non me ne frega un cazzo. Dice, fate quello che volete. Da qua non ci possiamo andare. Ah, ma devo uscire, oddio. Madonna, guarda quanta strada devo fare. Devo andare proprio nel mare aperto, certo, perché effettivamente questo ancora è zona Costa del Sol. Madonna, devo andare là sotto, là sotto, là sotto, così. Chissà se c'è effettivamente qualche boss segreto in queste zone. Io sono convinto di sì, che ci sarà sicuramente. Oddio, perché qua si sta facendo così brutto? Ma che figata, c'è anche tutto il mare che devi esplorare.
Vedi, lì c'è Junon. Qui c'è tipo tutta una un'isoletta da vuota. Queste saranno tutte zone che, che dovrò controllare. Oddio, cosa c'è là? C'è una cosa blu. Un'arma? Ah no. Una manciata di ferraglia del re pirata. Vabbè, ma quante robe, quanta roba hanno messo? Io rosico per il fatto che Final Fantasy XVI non sia stato così. E secondo me è stato fatto anche apposta. Che sono queste statue? Queste saranno, avranno a che fare con la cosa del re pirata. Oddio, là c'è un'altra. Oddio, di nuovo brutto tempo. Che figata che c'è il brutto tempo in mare. Madonna, fa paura sta schermata così. Sembra che tu sia veramente in acqua, in mezzo alla tempesta. Eccoli. Mamonakana. Omuni. Mezasu shinden wa yakusoku no chi dewa nai to ni. Dewa hakase no mitate wa? Yogensha no kouri. Shimobe tachi no shikoku. Iwa ba reishi no turning point. 神殿はその舞台とでも言っておこうか。 Ecco, vedi, qui c'è la foresta. Hontou ni koko desu ka? 確かめよう。まだあんなに。 Spettacolo però. Mite! Mite yo! Miteru. Yoshia! Yarudomo! Hou agero! Sonna no arimasen! Ato yarou ja arimasen! Fumiki da fumiki! Yoshia! Ou unabara e to kogi dasu! Ayashi-sa! Thank you.
Scusa, è come do... Ah, da qua? Sì. Ah, vedi, c'è il porto. Quindi devo attraccare lì. E sicuramente mi sblocca il viaggio... Se scendete a terra non potrete tornare indietro. Già, come immaginavo, meno male che ho salvato prima. Dovrò rifarmi tutta la, la zona. ちょこっと無理させちまったからこいつの整備をしておきて先行っててくれ。大丈夫なのか? 俺様だぜ。 Ecco qua, lo spostamento rapido non è più disponibile. Il tempio risvegliato. Allora, vediamo se possiamo trasmutare qualcosa per prendere qualche punticino esperienza. No, questo ancora. Ah, questo sì invece. Ok. Ma c'è esplorazione anche qua? Ah no, proprio questa è una zona proprio specifica. Si vede che stiamo andando verso l'endgame, eh? Le zone incominciano a essere giustamente meno piene, incomincia a essere tutto molto più story driven, giustamente. Kodaishu te no sugena. Tadashikuはセトラだよ.約束の地へ帰る。地上の幸福。星が与えし定めの地。うん、違う。約束の地じゃない。だってここにあるのは悲しみ。そして Allora, io tecnicamente ad Eris devo insegnarle ancora una tecnica. Devo insegnarle questa. Attivo un cerchio magico. Vabbè, dai, vediamo se riesco a, a farla subito. Così ce la togliamo dai piedi.
Ci sono anche i soldi di seconda classe. Stesse tecniche di combattimento. Hanno gli stessi attacchi. Posso andare in entrambe le direzioni, posso girare tutto? Penso, infatti penso di sì, perché infatti ci saranno forzieri, cose. Sicuramente ci sarà un'altra arma. Ah no, vedi, lei è interrotto. Super etere. Sicuramente ci sarà un'arma per Eris da qualche parte. Come giusto che sia. E chissà se è quell'arma. Anche qua è tutto distrutto. Hanno combattuto. Allora dovremmo trovare Zeng poi in fin di vita. Oh, anche lei? Di me non è come loro? Ora
Anche Vincent resta fuori. E ora qui tecnicamente dovrebbe esserci boss fight con Reno. Roche. Che brutta fine che ha fatto. Povero Roche, non se la meritava sta fine. Mi dispiace che Roche abbia fatto questa fine. Mi dispiace veramente tanto, perché secondo me non se la meritava. Finale 50, si vede che siamo quasi vicino alla fine. Siamo a livello 46, quindi arriviamo, come nel remake, bene o male, arriviamo giusti giusti alla fine, al livello massimo praticamente. Anche perché abbiamo fatto tutte cose, va? Quindi anche quello ci premia molto. シンラは、きっと知らないから。え、まさに何されす。インファット。とにかく早く見つけよう。あれは俺たちがもらう。うん。おいおい、どうなってんだ。オイラたちの常識通用しないかも。 地というより終末の地。余計なことを考えるな。無理ですよ。存所に古代史とアバランチが侵入しています。待ち伏せしてやっちゃいますか。いや、任務を優先する。二手に分かれて、ここが約束の地である。また違うという確証を探そう。レノはルードと組め。 あとは私と一緒だ。はい。レノ。あ？任務が優先だ。いいな。はい、よっと。ふん。ふん。
Te lo immagini, ci facevano usare Rude e Reno per un piccolo periodo di tempo. I forzieri ovviamente sono diversi. Vedi, questi mi indicano la strada. Questo mi indicano la strada. Perché giustamente il labirinto, però loro mi indicano la strada. Siamo accolite. Vabbè, come labirinto non è tanto labirintoso, a meno che ora qui vedi si sblocca la possibilità di sbloccare strade diverse. Rotazione gravitazionale. Ah, posso uscire. Ah! Mi fa roteare soltanto... Come mai mi fa roteare così poco? C'è qualcosa che devo sbloccare? Vedi, questi sono tipo bloccati. Ah no. Ok. Ah, devo ruotare proprio con la rotella. E ora così mi ha praticamente sbloccato tutta una zona nuova. Diciamo che qualche cosina potrebbe richiamarlo. Yeah.
abbiamo un po' di Nier. Ah, qui c'è un forziere con un'arma. Arma di Eris, come ho detto poco fa. Lama planetaria invece di Cloud. Guarda che belle le materie nella lama. Tutte collegate. Figata. Bella proprio sta spada. Tra l'altro somiglia tantissimo all'arma che abbiamo avuto da poco su Cloud in Ever Crisis. Ci somiglia. Anche se quella ha una forma un po' diversa, però ci somiglia un po'. Esteticamente parlando. Questa ovviamente ha dei colori anche un po' più accesi. Però ci somiglia come concept. Sì, un pochettino sì. Aia. Lo posso fare anche in aria. No. Che palle. Però che lo posso fare a prescindere. Figa questa cosa. Oh merda. Dai, Madonna che palle. Hai
Ok. La host posso dire che comunque sinceramente mi sa tanto di dungeon finale, anche se questo non è il finale ovviamente, però la host mi sa tanto di dungeon finale. Sembra tanto... Mi sa che qui era solo per prendere il forziere. Mi sta indicando di andare di qua. Vedi, perché ci sono zone dove tecnicamente tu, in base a come giri, potresti anche trovare altri forzieri. Quindi bisogna fare attenzione. L'esplorazione di sto tempio è importantissima. Si rischia veramente di non trovare magari degli oggetti importanti. Sono senza barra TB, lol. Devo buttare questo coso qua al centro? No, mi sa che lo devo portare da qualche parte, forse per scavalcare. Ah, ecco, infatti, vedi? Minchia, però...
Cioè proprio subito la soluzione. Dammi un attimo tempo per farmi ragionare. Tra l'altro questa è una parte molto particolare, perché tecnicamente una volta che escono dal tempio da qua, Cloud nella storia originale impazzisce quando prende la Black Materia e inizia a picchiare Eris senza fermarsi praticamente. Cioè lo devono fermare gli altri. Chissà se qua c'è un qualcosa di simile. E diciamo che tra l'altro vorrei anche finirlo il pezzo del tempio, perché poi tecnicamente dovrebbe risbloccarmi lo spostamento rapido. E così poi posso farmi tutte le side quest e tutte le robe domani con calma. Quindi so che è effettivamente un po' tardino, però domani è domenica, quindi cerco di fare un po' di tour de force. Porca troia. Minchia, Tifa con i guanti infusi con l'elemento diventata una bestia. Diventata troppo forte lì. Vedi, quello mi indica di qua. Però ci sono due cose che spostano. Oh, qua c'è anche l'edera per salire. È che però giustamente devo girare. Scusa, e se giro qua invece che succede? Forse qualche forziere, qualcosa qua. Ah, vedi, mi fa salire qua. Cioè praticamente Cloud vola. Con questa tecnica vola. Come on!
materia formativa. Ecco cosa c'era qua. Cosa c'era da prendere? E che cos'è sta materia formativa? Il level up pazzo scatenato. Ok, e qua adesso possiamo andare da questo lato. Addirittura ci sono tre zone da poter fare. Vedi, quando ci sono più zone è particolare, perché devi fare attenzione, rischi di perderti cose importanti. Sali. Bracciale di Cetra. Ecco, vedi, qui c'era da prendere il bracciale di Cetra, per esempio, visto? Senza volerlo abbiamo fatto la strada giusta per ottenere l'oggetto. Il problema ora è che devo andare così, forse ora. Sì, mi sa di sì. Sì, che devo andare a scendere. Vedi, infatti, sì. Oddio, devo affrontarli tutti quelli pure. Fortuna che sono scarsi come la fanno. Ecco qua. E qui c'è la boss fight Reno e Rud. Reno è semplice in realtà da sconfiggere. Se facciamo fuori prima Reno. Invece non sono Rud e Reno. Ah, i Red Dragon. Certo, i Red Dragon. Effettivamente era un boss anche nell'originale. って感じだね。ダチョウまで食べる？刺激してどうするよ？ね、集中。
Devo fargli l'analisi. Entra in tensione se colpito con le colonne disciolte o quando cade a terra a causa di un'ala distrutta. Se colpito al petto riduce il raggio d'azione di soffio cremisi. Ora gli dobbiamo fare fuori le ali. Oh.
male, ma accurato. Vabbè, ciao. No, ma vaffanculo, ho fatto l'attacco sinergico sprecato. No, merda. Ma che palle che si leva il target da solo. Mi ha spaccato la testa. Vedi, già Cloud sta cambiando.